Allora, tu tra qualche giorno in Skillab svolgerai un tema per noi molto caro, che è quello dei talenti. Quindi il tema è il talento delle organizzazioni. Che cosa deve fare un'impresa per riconoscere il talento, per coltivarlo e per trattenerlo? È una bella sfida, nel senso che le organizzazioni oggi, e non solo oggi, hanno sempre più bisogno di avere risorse, tra virgolette, talentuose. Ma chi è il talento? Il talento è colui che non soltanto le risorse umane le gestiscono e di cui si occupano, ma è una risorsa per tutto il sistema organizzativo e quindi vanno coinvolte le diverse funzioni per poter appunto sviluppare e prima ancora direi valutare anche, per poter rispondere a un bisogno di crescita, per poter rispondere a delle necessità di business che sempre più devono interessare e caratterizzare i sistemi organizzativi. Ecco, ma le imprese sono pronte ad affrontare questo tema? Le imprese hanno, nella mia esperienza, molto spesso gestito il tema del talento come un tema che è un affair delle risorse umane. Io penso che invece sempre più sia necessaria questa apertura, questo coinvolgimento che sicuramente richiede un investimento importante per le risorse umane nella strutturazione di percorsi che non siano soltanto riferiti a un comparto organizzativo. Le aziende sono pronte in parte per poter dare risposta a questo tipo di sfida, che è una sfida molto significativa. Altrimenti questi nostri giovani, non solo giovani talentuosi, rischiano di perderli un po' nel percorso, non è così facile. Bene, allora tra pochissimo con Rita Cannata avremo modo di assistere al suo bellissimo corso Il talento delle organizzazioni.